Da Giacomo Leopardi a Raffaello Sanzio, passando per Gioachino Rossini, Virnalisi, Roberto Mancini, Elisa Di Francisca e Valentino Rossi. Dal Rinascimento fino allo sport del XXI secolo, tutti i nomi che hanno reso grandi le Marche nei secoli sono riunite in una mostra che sarà inaugurata a Roma mercoledì 29 marzo e che sarà visitabile fino al 28 maggio. Mostra che si intitola Le Marche, l'unicità della molteplicità, organizzata dal CORE Creare, Organizzare e Realizzare. La location della mostra è quella splendida di Palazzo Poli, edificio su cui poggia la costruzione della Fontana di Trevi. Una mostra che cerca di portare al centro dell'attenzione quelli che sono i personaggi che hanno caratterizzato il nostro territorio su svariati settori. Oggi, secondo me, questa diventa un'occasione per rendere grazie a queste figure che per il tramite del loro operato in diverse epoche hanno portato la nostra regione ad essere scritta nella storia e nell'attualità. È un percorso che noi vorremmo anche continuare, portando in luce l'imprenditorialità e tutte quelle figure che per il tramite del loro lavoro hanno portato le Marche e le nostre capacità manifatturiere nel campo della meccanica, della nautica, dell'imprenditoria in generale ad essere presenti in tutti i mercati mondiali. Veramente un momento importante per dare quel giusto ruolo da protagonista che le Marche devono avere, dato che hanno dato delle meravigliose eccellenze alla storia d'Italia e alla storia dell'umanità. Beh, abbiamo fatto un'attenta ricerca, da cui è emerso che le eccellenze nelle Marche sono tantissime, sono straordinarie, ma noi abbiamo voluto dimostrare con questo progetto che queste unicità, queste situazioni di personaggi veramente unici e straordinari fanno parte di una logica che è quella di una diversità, di una molteplicità che solo una regione, l'unica che parla al plurale, può portare avanti. Diciamo che ci sono dei libri provenienti dalla biblioteca e alcuni oggetti appartenuti a Giacomo. Io parlerò delle mie vittorie, no? Dei traguardi raggiunti oramai nel lontano 2012, del sacrificio fatto e dell'orgoglio che ho sempre nel rappresentare le Marche.